Sale l'attesa per il big match fra Acrobatica Alessandria e Ascot Moncalieri per il campionato di Serie B femminile di pallavolo. L'appuntamento per sabato 7 dicembre al Palacima di Lungotanaro San Martino, dove si attende il pubblico delle grandi occasioni. La società infatti conta molto sul supporto di tutta la città e invita i tifosi a raggiungere il Palacima già dalle 18. Non sarà una semplice partita, ma la partita, ha annunciato il presidente Andrea La Rosa. Sabato infatti arriverà la prima della classe, che secondo me è la squadra più forte e più solida del girone. Sarà l'occasione per noi di misurare le distanze e capire quanta differenza c'è tra noi e loro. Dovremo certamente dare quel qualcosa in più rispetto al match contro Lilliput Torino, che pure avremo vinto, per evitare quei passaggi a vuoto semplicemente sconfortanti che purtroppo ci caratterizzano. In Serie A3 maschile, dopo l'occasione sprecata a Cagliari con la Negrini Acqui, che soccombeva ai Sardi per 3-2, i termali sono attesi da una nuova trasferta consecutiva a San Giustino, in Umbria, formazione che è al penultimo posto, ma di una classifica corta. La situazione della squadra è analizzata da capitano Jacopo Botto. Siamo nati a Cagliari con l'obiettivo di portare a casa 3 punti, ma purtroppo, per fortuna, siamo riusciti a strapparne uno solo, quindi credo che è un momento in cui fatichiamo in trasferta, alla prima difficoltà, insomma, un pochettino ci sciogliamo, ma io credo, insomma, che questa squadra ha le possibilità di risolvere queste situazioni durante la settimana e ci stiamo provando. E adesso abbiamo un'altra trasferta domenica prossima che non è importante di più e dovremo esprimere il nostro miglior gioco. Ecco, visto che le sconfitte o le prestazioni di non altissimo livello come ci avete abituato in altre arrivano sempre con delle squadre che frequentano la bassa classifica, quindi hanno fame. San Giustino è nella stessa situazione che appunto in cui avete trovato Cagliari. Questa settimana credo che questa sconfitta ci debba dare, insomma, farci fare un bagno di umiltà, perché insomma sì, siamo una squadra che a detta di tutti può ambire a stare nei primi posti della classifica, ma in questo momento non lo sta dimostrando. Quindi insomma dobbiamo essere un pochettino tutti più umili, rimanere in palestra, testa bassa, lavorare in silenzio. Dobbiamo portare quello che facciamo in settimana alla partita, e in questo momento ci sta riuscendo un pochettino meno, ma io sono convinto, insomma, vedo che i ragazzi che comunque hanno voglia di trovare continuità anche in trasferta.